Uè, ragazzi, non stiamo mica scherzando, no? Berlusconi diceva, non ci fate governare, ma a noi, Cribbio, non ci fate fare opposizione. Ragazzi, noi non andiamo mica dicendo baggianate, lasciateci fare opposizione. E invece no, lui non governava, noi non facevamo opposizione, anzi, sai che ti dico? Adesso per non farlo governare, perché abbiamo vinto, ma governa lui. Dobbiamo allearci con lui, così noi continuiamo a non fare un cazzo, ma non farà un cazzo pure lui. Noi non facciamo opposizione al governo e lui non governa l'opposizione. Infatti l'opposizione fa quello che vuole lui. E noi facciamoglielo fare. Tanto poi se stiamo noi nel governo vuol dire che sarà tutto un casino. Ciao, questa è la logica di un capitano della nave, no? Ho voluto fare un intro tipo Crozza, quello che è venuto. Quando stavano all'opposizione, Berlusconi diceva che non li faceva governare, che non lo facevano governare. Tutto questo dal vivo lo dico. E loro dicevano anche che non gli facevano fare opposizione, che c'era ostruzionismo all'opposizione. Poi alla fine si sono messi d'accordo, hanno fatto l'inciuccio. Berlusconi, che ha perso, sta al governo. In pratica c'è la maggioranza, perché dice quello che bisogna fare. Bersani, che sta al governo, come maggioranza, non riesce a fare un cazzo. Quindi lui si mette d'accordo con la minoranza, che sta al governo. Quindi nessuno dei due c'ha opposizione o maggioranza. Berlusconi c'ha un'opposizione di governo e Bersani c'ha un governo in opposizione non si sa che a Grillo. E alla fine hanno fatto un inciucio. Come? Non riusciva a governare l'uno perché l'altro faceva opposizione. Adesso sono alleati di governo, si bisticciano sempre. Oggi mi trovate senza giacca, senza sciarpa. Fa un caldo, hanno fatto 28 gradi, incredibile. Anche se il cielo non è dipinto d'azzurro, è plumbeo. Dicevo, tutto un casino. Se io fossi capitano della nave, che è più un vascello fantasma a quest'ora, guidato da Caronte. Magari, ecco, sarebbero pure preferibili delle interne alla Salor Sar o Salor Sat, piuttosto che queste interne inciuciate e mercenarie che si paga. Io andrei a cercare i voti testa per testa, allo stile Salor Sal. O Sanor, adesso non mi ricordo bene, sarebbe un compromesso maggiore. Però dicevo, è veramente lascia costernata la politica, la mente costernata questa politica italiana. E intanto succedono cose gravissime come l'incipiente terza guerra mondiale. Ma tu, Travaglio, di qualcosa a rispetto. Che faranno i nostri politici per evitare le catombe? Già non fanno nulla in Italia con gli esodati. Saluti a Elo Viola e grazie dei suoi complimenti e di seguirmi. E saluti a Travaglio anche. Ma mi raccomando, Travaglio, rispondimi. Adesso devo staccare perché a forza di filmare mi sta a fare male il braccio. Oh, non reggo più di 6 minuti. Incredibile. Che male. Però io il timone della nave lo so reggere. Questa è stata un'altra bitacora di Sant'Enchan. Mi raccomando, non mancate di seguirmi nel mio canale, cioè nel canale dove state vedendo questo stesso video. Ciao!